Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, nuova serie, nuovo gioco per il canale. Anche se il gioco è del 2010, però è bello e l'hanno fatto in pochi youtuber. Allora, facciamo subito una nuova partita. Sì, autosalvataggio tutto sega, normale. Iniziamo a giocare a Just Cause 2. Continuiamo a muovere, fare croce, schivare le parti per ridurre la precisione dei colpi nemici. Lo sapevo già. Io l'ho fatto in prime... Non l'ho finito, l'ho giocato ma non l'ho finito perché questo gioco qua è un cazzeggio time bestia. Grafica fighissima come vedete. Guarda, qualche volta è pieno di bug però. Guardate, ma che bella grafica. Eccoci qui, siamo a Panao, il gran segreto del sud-est asiatico. È territorio dell'agenzia, no? Con gli americani? No, non più. Siamo qui per questo. Qualcuno si oppone al volere dello zio Sam? Il vecchio presidente è stato ucciso dal nuovo presidente, Pandak Panai. Che suo figlio. E lui non vuole alzare la cornetta. Non sembra essere un gran simpaticone. Già, sta cercando di eliminare tutti gli oppositori. Sheldon era qui per scoprire i suoi piani prima di sparire. E allora? L'ha già fatto in passato. Non in questo modo. Nel peggiore dei casi, ci ha traditi. E cosa ne otterrebbe? Non lo so, Rico. Ma se è così, dovrai eliminarlo. Per me non è facile, Kane. Sheldon mi ha insegnato tutto. Per questo motivo sei qui. Conosci le sue mosse. Questo è vero. È vero. Queste schede contengono le informazioni disponibili. Marshall le scaricherà sul tuo PDA. Ma ovviamente. Maledizione. C'è roba che scotta in quelle schede. Se finiscono nelle mani sbagliate, a Washington chiederanno subito la nostra testa. Credo bene. Mi chiedo come l'elicottero non sia ancora esploso. Ci attaccano! Ma no! Non andiamo a genio! Esercito di Panao. Riconosco la contraerea. Gliel'abbiamo venduta noi. Che genio! Allontanati da lì! No! Si è sfigato andiamo. Anche l'altro. Tanto ero a corto di munizioni. Non aspettarmi! Tutto scialle scialle. Ok, prepariamoci. Che ora si spacca bestia. Ancora. Marshall è morto, ancora. Ma ancora il tuo PDA. Raggiungilo prima che si schianti al suolo. Oh! Che cane. Spacco la testa. Poli. Ma che lo ciappiamo. No, ah sì, non fai dammi. Cosa, scusa? Scusate. Quelle schede di... Ok, guardate. Le memorie sono sparse ovunque come coriandoli. Credo dove. Meno male che hanno dei traccianti. A terra fuori da quella base. Ok, ora delle carte. Pro te. Però ascoltate ragazzi, io le carte non scambio nessuno. Ve lo dico io. Come dici a... Vivano e ti prendi il gioco e te le cerchi. Perché io le metto in vendita ragazzi. Via. Dette paracadute infinito. Ok, cosa succede? E te pareva, ovviamente, doveva prendere fuoco il paracadute. Una piccola isola con grosse armi. Mamma mia, dai. Ragazzi, taglia! Ok, ragazzi, rieccoci e riprendiamo. Allora. Dopo. Restano 5 schede di memoria, con dati molto compromettenti. Trovale tutte prima che finiscano in mano ai locali. Beh, si è andato bene. Usa il tuo rampino per entrare nella base. Ok, fatto. Anzi, il rampino vi darà nel tasto F, ma è molto scomodo perché ad esempio ti tocca andare così e dopo spostare tutta la mano. Quindi io ho deciso di metterlo nel rullino, bisogna schiacciare il mouse 3.
qua e là. Andiamo, diretti. Allarme, allarme. C'è un intruso nell'area. Deve essere catturato subito. Attento, nemici in arrivo. Vai, vai, vai. Ok. Ah, ok, i barili. Ora lo vedo. Sì. Fatto. Okay. Devi trovare un'arma, Rico. Lo so, che dovrei provare. Oh, Tamarro. Tamarro. Oh, ah, yeah. Andiamo. Dov'è? Qui il deposito armi, mi sembrerebbe un deposito. Comunque. Andiamo. Un'altra scheda di memoria. Aeroscopia. Oh tu, cosa vuoi? Bomb headshot, bitch. La provaggi nemmeno con la P. Bomb, 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 man. Allora, thanks, man. Give me your gun, bitch. Ok. Oh oh. Perché scusa cosa mi hai fatto? Oh! Provate un riparo! Ti vedo! Lo so che mi vedi. Grazie. Com'è la prima che mi vedi? Ora boom, bitch, 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 guarda la voce fissata. Wow, boom, 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 boom. Guardala, tac, tazzo. Oh, hola, hola. Adios amigo. Qualcos'altro per te. Allora guarda, guarda, no. Guardiamo a caso là. Guardiamo a cazzo, ma... tanto perché io può. Oh, ah, la scheda memoria, sono dimenticato. Ok, elicottero nemico in arrivo, usa il cannone antiaereo. Lo sto già usando. Ah, ora mi vendico, ora mi vendico. Maledetti, prima mi avete sparato a me. Devo far cadere la cabina. No, non posso. Ah, guarda lì, guarda lì. Oh, c'è un'altra scheda in quella base lassù in cima. Sono molto meglio dopo aver sparato. Ok, via. Possiamo uscire. Ok, quelli cos'è? Parte di arma. Interessante. In realtà no. Comunque, comunque. Passiamo dunque. Oh, mi sono dimenticato di una cosa. Dell'identità di Problem. Ok, andiamo su. Salto. Magicamente saliamo. Voilà. Bam! Fatto. Ok, ora possiamo scendere invece. Nemico avvistato a tutte le unità. Avanzare! Avanzare, sono da su. Non avete neanche visto. Sti cafoni. I cafoni. I cafoni. Lo perso! Ci è sfuggito! In realtà vi sono dietro. Ok. Rico, uno dei soldati sta cercando di fuggire con la scheda di memoria. Fermalo! Aggrappati a quella cabina e poi lanciati con il paracadute per volare fino laggiù. Lo so. Troia. Hola.
Sì, vabbè, la gnocca però. Occhio. Andiamo. Soldato. Violenze segnalate in questo settore. Oh, tu. Mari. Sì. Ecco la scheda di memoria. Prendila. Any other? You bitch. Boom, headshot. Mitraglietta. Sì, grazie. Usa il rampino per aggrapparti all'elicottero. Ti porterò fino al luogo dove troverai l'ultima scheda. What is? Ok, vi vedo una cosa interessante. Qui in cima, sì, devo solo continuare così. Ecco. What is? Una cosa interessante, eccola. Parte di corazza. Ok. E che cos'è? Mamma mia. Oh, Tamaro. Provare a uccidere. Se fin adesso vi ho ucciso io. Guarda. Tieniti forte. Ora passerò intorno a quell'edificio. Tira fuori le armi e sistema i nemici sul tetto. Fine della corsa. Adesso ottieni l'ultima scheda. Fine della corsa? Wow! Tamaro! Dimmi una scheda. Bitch. Missili. Proverò a farli saltare in aria, poi verrò a prenderti. Troverai degli esplosivi? Che devi trovarli. Tu muori. Bitch. Sgancia, eccolo qua. Oh, vita. Scusa però, un attimo. Grazie. Give me. Oh, Tamaro. Oh no. Oh, vedo qualcosa. Testa. Guardate. Ha. Headshot, bitch. Ma scusate. Ora. Dammi ora questa. Morite tutti. Oh, cazzo. Ho falciati. Ok. Yeah. Ben fatto. Vengo a prenderti appena possibile. Tu intanto cerca di sopravvivere. Ma che nuovi sono. Ok. Infatti. Dal fianco. Si mette male, Kane. Infatti. Non temere. Usa le granate, scatenati. Io sarò lì a momenti. Beh, è meglio che ti sbrighi. Lo dovrei portare dentro in una ciotola per cani. Infatti. Sai, l'idea mi affascina molto, ma dubito seriamente che succederà. È una situazione ridicola, Kane. La prossima volta tu stai sul campo e io nell'elicottero. È la gerarchia, giusto. Bello. Dovrai guadagnarti i gradi. Tanto vedo qua qualcosa di interessante. Allora. Wow. Via, vattene subito da lì. Questa non esplode. Oh, manca uno, morto. Ok. Tanto ho fatto dei danni qui. Vediamo
Ho fatto esplodere il glitch. Oh, GG, soltanto avevo fatto esplodere prima che finisca la missione. Tanti saluti al fattore sorpresa. Perché? Abbiamo perso la copertura? Hai ottenuto le schede. Quindi siamo sulla strada giusta. E dove ci condurrà questa strada? All'ultimo contatto dell'agenzia qui a Panau, Carl Blaine. E chi sarebbe? Era un volontario. Ora è un giocatore professionista alcolizzato. E ci fidiamo di un tipo del genere? No, ma non abbiamo altra scelta. Blaine conosce quest'isola meglio di chiunque altro. Bene, ora riposati un po' e goditi il viaggio. Ok, ragazzi. Con la fine di questo video, durante il caricamento, io vi saluto. Per questo video, secondo me, può essere tutto. Ok, ci siamo. Possiamo anche chiudere. Spero di non aver saltato una cutscene. Oh sì, invece che l'ho saltato. Chi è sta tipa? Anzi, la tizia è l'amorosa lì. Ok. Ora, con l'inizio di questa missione, io vi saluto e... ci vediamo. Un attimo, voglio sparare un colpo. Sai che voglio rinfoderare. Aspetta, intanto ricarica l'arma. Vabbè, con la fine di questo video noi ci salutiamo e ci becchiamo al prossimo video. Allì, castacco, ragazzi.